Buon pomeriggio a tutti. La Pasqua si avvicina e tutti ci stiamo preparando ad organizzare una giornata che sia all'insegna della serenità e della spensieratezza. Magari stiamo anche pensando di preparare un pranzo un po' più particolare con i nostri familiari o magari qui e da solo attraverso una conferenza, una chat video con i propri amici. E ovviamente non può mancare un pranzo un po' più gustoso, un po' più goloso del solito. Bene, accanto alla spesa settimanale che facciamo, sappiate che anche per approvvigionarsi di qualcosa di un po' più particolare, potete consultare la ricchissima lista di attività della città che forniscono servizi a domicilio. Ce ne sono davvero di tutti i generi, dagli alimentari all'ortofrutta, alla pescheria, alla macelleria, ma anche altri settori merceologici. È un modo intelligente per farsi portare ciò che serve a casa. Dipendentemente appunto dalle nostre necessità, ma è anche un modo per combattere il virus ed evitare assembramenti, soprattutto nel periodo delle feste. Per quanto riguarda i buoni spesa, sono arrivate centinaia di domande, però purtroppo moltissime sono incomplete o inesatte. Sappiate che occorre compilare tutti i campi e occorre fornire tutte le notizie che vengono richieste sul sito del comune, pena l'inammissibilità della domanda. Per cui, se avete la certezza di aver mandato un modulo incompleto o di aver messo delle informazioni errate, ripresentate la domanda. Ma soprattutto, se avete dubbi nella compilazione, chiamate i numeri di telefono che trovate nel sito del comune, che vi forniranno ogni chiarimento per presentare una domanda che possa essere poi ammessa, altrimenti l'istruttoria viene bloccata e quella domanda viene cestinata. Ok? Quindi consultate in questo caso il sito del comune. È ufficiale, da lunedì, Pasquetta, partirà questo nuovo format. Questa nuova piattaforma, questo palinsesto l'abbiamo chiamato, che si occuperà di fare dei video, dei momenti in cui si parlerà di arte, di musica, di spettacolo da parte dei protagonisti di Pordenone. Sono giornalisti, artisti, musicisti, insomma di tutto un po' per parlare attraverso Facebook, non del virus, siamo stanchi di questo bombardamento, e non di cucina perché lì l'offerta è già molto molto ricca. Ci sarà la possibilità, ripeto, di passare qualche minuto in compagnia di volti più o meno noti, ma soprattutto ci racconteranno cose davvero interessanti, una visita virtuale al nostro museo, piuttosto che una canzone, piuttosto che qualche racconto particolare. Non mancheranno le occasioni per i più piccoli, per i nostri figli, per i bambini. E quali migliori ambasciatori di questo nuovo palinsesto potevano essere se non i Papu, quindi una icona della nostra città che porteranno un po' di allegria. L'appuntamento è alle ore 11 di lunedì di Pasquetta sulla pagina Facebook del comune. Oggi abbiamo fatto una lunga videoconferenza col presidente Fedriga e con altri sindaci, insieme anche agli assessori regionali, per presentare le necessità dei comuni. Abbiamo bisogno che lo Stato, accanto a famiglie e imprese, guardi con attenzione anche ai bilanci dei comuni. Abbiamo cali di entrate preoccupanti e dobbiamo garantire comunque servizi ai cittadini. Abbiamo bisogno di modifiche urgenti di norme, di sburocratizzazione. Abbiamo bisogno di poter utilizzare i soldi che abbiamo, che spesso sono vincolati da lacci che sono incomprensibili. Per cui, da un lato, presenteremo anche in forma scritta, formalmente, queste richieste alla Regione, per quanto di competenza regionale, dopodiché c'è l'impegno anche del Presidente Fedriga di portare quelle proposte che sono invece di competenza statale direttamente al governo. E speriamo che queste istanze, che sono trasversali, che non hanno colore politico, vengano accolte rapidamente perché abbiamo davvero necessità anche noi di poter contribuire in modo concreto, in modo fattivo, a uscire da questa emergenza. Emergenza che non è finita. Il bel tempo fa sempre induce ad avere speranza, a pensare che tutto sia finito. Beh, è vero, ci sono dei dati incoraggianti e positivi, diminuiscono il numero delle persone ricoverate, aumentano i guariti, diminuisce percentualmente il numero di persone che si ammalano, ma non siamo ancora fuori dal tunnel. Quindi dobbiamo continuare a rispettare queste regole, prepararci alla fase 2, che sarà comunque una fase piuttosto complicata, ma stringere ancora i denti. Gli esperti internazionali citati oggi nella conferenza che abbiamo tenuto dicono che se si allargassero oggi le maglie immediatamente c'è un rischio di ritorno pesante del contagio che imporrebbe misure ancora più restrittive rispetto a quelle attuali. Conseguentemente, ripeto, teniamo duro, lo so che è un momento davvero molto difficile. Consultate il nostro sito per tutti i servizi che possono darvi sollievo, aiuto, assistenza in questo momento particolare. Però, ripeto, i dati sono incoraggianti, c'è semplicemente da stringere ancora i denti per un po' di tempo. Ci aggiorniamo domani, un abbraccio a tutti.